andiamo a vedere chi c'è in casa Gucci. Soprattutto come sono i rapporti fra la mamma Silvana e la figlia Patrizia, se ancora c'è questa sorta di guerra in casa fra un piano e l'altro. Signora Silvana? Sì? Come sta? Salve, sono Domenico Marocchi, si ricorda signora? E volevamo sapere come sta anzitutto e come erano i rapporti con Patrizia. Innanzitutto come sto abbastanza bene, grazie. Bene. E poi? I rapporti con Patrizia, adesso sua figlia come sta? Sta bene? Bene, bene. La signora improvvisamente butta giù e noi chiediamo al custode. Chi è? E sono Domenico Marocchi, un giornalista, volevo sentire come stava la signora. No, perché sa, ci sono state tutte le cose anche con la figlia. Noi speriamo che stia... Adesso c'è un po' di serenità in casa? Direi di sì. Oh. Ascolti, può girare dalla parte di là dove c'è il cancello grosso? Giriamo l'angolo ed ecco, sorpresa, finalmente, dopo tanto tempo, la signora Silvana esce dal Palazzo Dorato. Signora, solo una parola. Signora, solo una parola. Signora, come sta? Come sta? Solo il finestrino in giù, un attimo. La signora, informissima, comunque ci ha salutati. Per le beghe legali con sua figlia, se la dovrà vedere in tribunale e ovviamente dentro casa. Sta arrivando la signora Patrizia Reggiani, accompagnata dall'avvocato Daniele Pizzi. Buongiorno. Signora Patrizia, solo per noi che stiamo per andare in onda, com'è il rapporto con sua madre ad oggi? Tremendo, tremendo. Non c'è possibilità di recuperare? Non credo, se non attraverso gli avvocati. Ma vivete insieme nella stessa casa? Sì, viviamo nella stessa casa. Ad oggi, secondo lei, sua madre sta agendo per un motivo economico o perché ha paura per lei, teme qualcosa? Io credo che abbia paura per me. Si potrebbe far influenzare, dice. Lei ha delle frequentazioni particolari, signora, glielo posso chiedere? Io ho delle frequentazioni, cioè, non particolari. Avvocato, di cosa discuterete oggi? Ma è un'udienza sicuramente importante perché abbiamo rilevato varie anomalie nella perizia che è stata disposta su Patrizia, sulla signora Reggiani, e quindi riteniamo elencarle una ad una al giudice, nessuna esclusa. E a questo punto chiediamo com'è il rapporto con le sue figlie Allegra e Alessandra. Inesistente, perché non so perché. Loro vivono in Svizzera e non so per quale motivo. Di Gucci, perché quando si pensava che la sua vita dopo 17 anni di carcere ritornasse a scorrere tranquilla, ora arriva l'ennesimo colpo di scena. Una lite familiare senza esclusione di colpi fra Patrizia Reggiani, vedova Gucci, e sua madre, la novantenne e battagliera Silvana Barbieri. Trambe abitano qui, in questa villa, nel centro di Milano. Una signora che ha deciso di portare davanti al giudice sua figlia perché, a suo dire, Patrizia sarebbe manipolabile e potrebbe dissipare l'immenso patrimonio. Già, il patrimonio, nemmeno il carcere, dopo la condanna nel 95 come mandante dell'omicidio del marito, Maurizio Gucci, sembrano averlo scalfito. Anzi, a breve Patrizia potrebbe ricevere un vitalizio di circa 1 milione di euro l'anno, oltre ad altri 24 milioni di arretrati in base ad un accordo del 1993. E poco importa che quei soldi arrivino dal patrimonio di quel marito che lei avrebbe fatto uccidere, poco importa che oggi siano nelle mani delle due figlie della coppia che chiaramente si sono opposte, figlie che fino a qualche anno fa difendevano la madre. Cioè, basta vederla, sembra un pulcino la mamma, tutti questa dark lady, a me mi sembra solo poverina, cioè vittima proprio di un ricatto che tutto sommato non ha fatto niente. Ora una nuova guerra fra Patrizia e sua madre e l'incubo che Lady Gucci si faccia manipolare di nuovo, facendo tornare alla mente il periodo in cui Patrizia, accecata dall'odio, si rivolse a Pina Auriemma, la maga, una frequentazione che portò poi all'omicidio di Maurizio Gucci in quel tragico 27 marzo 1995.